Può cominciare a parlare, il video lo stanno cercando. Funziona? Sì, perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Devo aprire il microfono, c'è un click sul microfono. Credo di averlo fatto, ma... Funziona adesso? Bene. Buongiorno, come potete vedere io mi occupo di sviluppo organizzativo. Quando mi è stato chiesto di intervenire a questa manifestazione mi sono chiesto quale potesse essere il contributo di una società che per definizione distribuisce dei prodotti, quindi non contribuisce alla messa a punto dei prodotti, ma alla responsabilità e sottolineo la parola responsabilità di portare i prodotti ai clienti, che siano privati, che siano aziende. Noi lo facciamo attraverso 8 sedi, utilizzando vari marchi automobilistici, da Renault a Dacia a Nissan a Mitsubishi, ma lo facciamo anche nel mondo delle due ruote con Yamaha e Fantic. Io ho sentito stamattina molte buone notizie, ma anche dei campanelli d'allarme. Il 4%, mi pare di ricordare, di penetrazione dei veicoli elettrici in Italia. Io sono entrato in questo mondo, quello del il mondo automobilistico, da pochissimi anni, da circa 5 anni. Quindi sono a tutti gli effetti un osservatore esterno per certi versi. Quello che mi pare di capire è che ci sia da parte del mercato, quindi dei clienti, una grande confusione, un grande disorientamento, grande voglia di provare l'elettrico, ma una serie di interrogativi che non trovano risposte. E allora, 3 anni fa, noi abbiamo dato il via ad un progetto che si chiama Personal Mobility Manager e che ha l'ambizione di trasformare non solo l'immagine del venditore di auto, che diciamocela tutta, non è tra le migliori al mondo, ma è quella evidentemente di riempire di significato e aiutare veramente le persone, quindi i clienti, le piccole aziende o i privati, a scegliere con consapevolezza e con razionalità il mezzo da guidare. Basse emissioni sono un bel tema, dobbiamo fare i conti tutti quanti con l'uso che l'automobilista medio fa della propria vettura. Questo significa che più noi conosciamo i nostri clienti, più aiutiamo i clienti a ragionare sugli spostamenti e su quali mezzi utilizzare, probabilmente il nostro contributo piccolo, ma lo possiamo dare. Vi do vi do questa informazione proprio perché cambiare i comportamenti delle persone non è semplicissimo. Abbiamo incominciato a incidere sui comportamenti dei nostri uomini di vendita e quindi accanto ai classici obiettivi di vendita in termini di volumi, da quest'anno tutti i nostri uomini sono, e donne evidentemente, sono valutati in funzione non solo delle conoscenze di prodotto, ma soprattutto dei comportamenti di vendita che hanno. E quindi i vari nostri team leader hanno il compito di comprendere se effettivamente quello che viene offerto nel quotidiano è un servizio di consulenza e non il tentativo di vendere ad ogni costo un prodotto, magari sulla spinta delle case costruttrici. Certo, questo ci fa perdere degli affari, ma credo che potremo recuperarli in futuro, soprattutto grazie alla fiducia che
i clienti, anche qui a Genova da 2 anni ormai, vorranno accordarci. Questo è semplicemente il mio intervento, spero, vista l'ora, che sia gradito. Fantastico. Almeno, lo immaginavo. Grazie mille. La mattina...